È uscito il mio nuovo libro, Mondo Strano. Lo potete trovare su Amazon e in tutte le librerie. Mi raccomando, taggatemi con le vostre foto su Instagram. Esiste un altro finale segreto di FNAF violazione di sicurezza rufinato? E vabbè, quanti ce ne sono? Pensavi di conoscere tutti i segreti su FNAF Security Breach rufinato? E invece no! Perché io so anche quando Gregory va in bagno. Cioè so io tutto. Dopo questo video conoscerete tutti i segreti di FNAF. Quindi voglio un sacco di pollici in su e cliccate il tasto iscriviti se non volete diventare dei monti distrutti. Possiamo iniziare? Allora ragazzi, molti hanno detto che esiste un quarto finale segreto, anche chiamato il escape ending, ovvero dove Cassie, senza perdere Cassie, se ne scappa. Ma esisterà veramente questo finale? Oggi lo scopriremo. Intanto guardate, ho trovato tutti i collezionabili. Cioè sono veramente troppo forte. Iniziamo con i piccoli segreti. Ecco, capitolo 1. Vai! E senza temere il nostro Freddy senza testa. Meno male che non è quel che pensiamo che sia, e dopo ve lo spiego. Allora, teoricamente, se noi a questo punto usciamo fuori dalla pizzeria, ci dovrebbe essere un nuovo finale. Ma non lo voglio fare ora, lo voglio fare alla fine, perché ci sono un sacco di segreti bellissimi che dovete guardare tutti. Ma intanto vediamo. Il nostro carissimo Pizzaplex è stato distrutto da quello che è chiamato un terremoto. Infatti se vediamo i giornali c'è scritto: il Pizzaplex è stato distrutto, temporaneamente chiuso a causa di un terremoto al Pizzaplex. Perfetto ragazzi, vabbè sì. Quindi c'è stato questo enorme terremoto giusto quando io e Glamrock Freddy siamo andati contro Barnetrap, che tra l'altro ancora non si sa che fine abbia fatto. Ma quanto è bella la pizzeria del Pizzaplex. Purtroppo Glamrock Freddy l'ha stata distrutta. No, Glamrock Freddy, tu ti meriti il più di una statua. Tu ti meriti un monumento, ragazzi. Lasciate un like se volete un monumento per Freddy. Ma andiamo col primo segreto che forse molti non conosceranno. Allora, tutti noi sappiamo che Cassie e Roxy sono grandissime amiche. Diciamo che è l'animatronics preferito di Cassie, Roxy. E infatti lo si può capire benissimo da qui. Allora, se io mi avvicino ad un pupazzo tipo, che ne so, di questo, di Sundrop in questo caso, no, Moondrop, di Sundrop, non dice nulla. Se noi andiamo vicino al pupazzo di Glamrock Freddy, non dice nulla. Se noi andiamo vicino al pupazzo di Roxy... forte! Quindi confermato. Vabbè, ma questa era una cosa normale. Tra l'altro, se noi vediamo qua, come vedete c'è il regalo aperto. Esattamente il regalo che abbiamo aperto con Gregory per prendere il magnete per il coso automatico, per andare dall'altra parte. Va bene, continuiamo, perché ce ne sono un sacco di segreti. Tra cui, ah, mannaggia le macchinette! Glamrock Freddy! Mi volevi far precipitare? Tra l'altro qua c'è un peluche di Nightmarion. Quanto è brutto, mamma mia. Allora, continuiamo. Lo sapete che noi possiamo ridare la voce a Chica? Allora, per ridare la voce a Chica dobbiamo fare un minigame e arrivare al livello 20. Oh, è difficile. Ok ragazzi, eccola Chica, eccola. Ti ridaremo la voce, però è un po' difficile. Non so se riesco a farlo perché non ho molto tempo. Aiuto. Ok, non ho molto tempo per farlo, quindi io sicuro intanto ve lo farò vedere dove si trova questo modo per ridare la voce a Chica. Quindi siamo nel capitolo 4 e nel frattempo che qua... Chica, poverina, no! Tu volevi solo mangiare la spazzatura della melma, invece ti sei ritrovata così. Ma intanto, voi sapete che Glitch Trap non doveva essere così, ma doveva essere in un altro modo? Ok. Doveva essere molto più creepy, molto più inquietante. Beh, è una fortuna che l'hanno fatto così alla fine, vero? No, io lo volevo creepy e inquietante, vabbè. Ma intanto, noi continuiamo. Perché esattamente questo... ha proprio fame di cupcake, Chica.
Ok, perché per prendere la voce di Chica dobbiamo completare un minigame che si trova all'interno di quel bagno. Solo che c'è Chica qua, quindi adesso la facciamo andare via. Ok, vieni qua Chica. Allora, mentre Chica va là, con discrezione, noi ce ne andiamo. Comunque veramente, glitch trap inquietante, troppo inquietante. E qua non mi posso mettere la maschera. Tra l'altro quello è un cupcake con la cresta. Va bene. Quindi dobbiamo andare in questo bagno qui. Esattamente, c'è un labirinto dove ci porterà all'arcade segreto di Chica. Guardate, tutto a tema Clemmer Rock e Chica. E questo è l'arcade. Allora, bisogna giocare per arrivare fino al livello 20, ma ci vuole un'eternità. Però guardate che carino il gioco, che è troppo bello. Ma questi qua sono dei festeggiati, Chica. Perché li stai prendendo a pizza in faccia? Non lo capirò mai, Favenetto Spreddy, sinceramente. Mai. E quindi si continuerà fino al livello 20. Dopodiché bisogna andare al capitolo 5 e ridare la voce a Chica. Quindi dopo aver finito il minigame, Chica va dentro questa stanza. Noi l'abbiamo vista e poi si è tipo... Bene, in questo caso se noi finiamo il minigame, appena avrò un po' di tempo lo farò anch'io. Ecco, lei si mette là, noi ci avviciniamo con cautela e poi... Così, così Gregory ha distrutto tutti gli animatronics, invece che essi li ha riparati. Che schifo! Ma veramente che schifo! Va bene, e gli rimette la voce. Wow. Giustamente, che cosa dice? Che sente la pizza. Ragazzi, un grande applauso a Cassie. Bravissima Cassie, sei una mita. Ma i segreti non sono finiti qua, perché ora vengono quelli più importanti, tra cui il escape ending, ovvero lo scappare dalla pizzeria. Eccoci al laser flaser blaster buster. Insomma, il laser blaster, dove c'è il nostro Glamrock Freddy distrutto. Ma come vi ho detto, Glamrock Freddy non è proprio Glamrock Freddy. E ora di questo ne parliamo. Quindi orecchie ben aperte, perché voglio sapere pure le vostre opinioni, che dovete scrivere sotto nei commenti. Ok ragazzi, allora noi siamo fermi qua, non avviciniamoci, perché guardiamo attentamente la gamba di Freddy. C'è scritto prototype, ovvero prototipo. Questo non è il vero Glamrock Freddy, perché il vero Glamrock Freddy si trova insieme a Gregory. Quindi sì, anche perché Glamrock Freddy, come finale canonico, abbiamo capito che è quello dove abbiamo distrutto Bartrap. Quindi ha tutti i potenziamenti, ha la voce di Chica, insomma ha tutte le robe mega potenziate. Questo è un prototipo prima del vero Glamrock Freddy. Infatti non ha cervello, anzi non per dire che non ha cervello, non ha testa! Non ha completamente testa! Esattamente, senza testa, aiuto! Che ti ho fatto di male, prototipo di Freddy? Ah, giusto! Sei stato sostituito dal vero Freddy, che lui era più Glamrock di tre! Di te, scusa, non di tre. Al prossimo segreto! E lo jumpscare me lo prendo! Dai, dai, me lo voglio prendere! Jumpscare! Non mi immaginavo così brutto. Ok, andiamo ai due segreti più belli di sempre: il good ending ed il Brazil ending. Come Brazil ending? Sì, Brazil. No, adesso ve lo spiego. Eccoci qua. Cassie nel frattempo che piange. No, Cassie non piange, mannaggia la miseria. Nel frattempo che piange, scendiamo sotto verso questo finale che vedete qui. Questo finale si chiama The Brazil Ending. È nei file di gioco. Ok, ma spieghiamo perché si chiama Brazil Ending. Allora, è riferito ad un film uscito nel 1985 chiamato appunto Brazil. Cavolo, 1985, cioè FNAF, è tutto collegato. E in questo film c'è una serie di eventi di questo protagonista che poi alla fine si rivela altro che non essere tutta finzione, una finzione nata nella sua testa. Perciò Cassie
per rifugiarsi dalla realtà, ovvero da lei che sta scappando dal Mimic e mettendosi la maschera si estranea dalla realtà in un mondo di fantasia dove Gregory ed Elpi stanno mangiando tranquillamente un gelato ed anche Vanessa. Questo cosa vuol dire? Che questo finale è una finzione, no, è una menzogna. In realtà Cassie è ancora lì col Mimic che piano piano la killerà. No, Cassie, che cavolo fai? Oh, però certo, cavolo, è un trauma che si piange per Roxy. Poi scappa da un tizio endoscheletro, viene tradito dal suo migliore amico. C'è un trauma vero e proprio. Infatti guardate che piange, mannaggia. E questo è veramente un finale orribile. Ma noi adesso dobbiamo andare a vedere il quarto finale, perché molti di voi mi hanno detto: Lorenzo, c'è un quarto finale, scappa dalla pizzeria. Va bene, scappemus. Però dai, che se non piace non è fuori. Vediamo quello che succede. Mi avete detto che devo scappare dalla pizzeria da dove sono entrato. Ci possiamo provare, proviamoci. Ecco l'inizio, vedete questo buco? Ora teoricamente ci dovremmo riandare, perché già sapevo il finale, quindi dice: oh, ma che me lo fa fare, scappatene Cassie. Ok, ci siamo, 3, 2, 1. Perfetto, Gregory, è stato bello, io me ne ritorno a casa. Cioè, aspetta un attimo, come faccio a ritornarmene a casa? Io sono saltato di qua. Ah, mi sa che ci devo andare con le H a sto punto. No, mannaggia, mannaggia. No, non mi fa neanche saltare. Ma non è che sto finale è una ciofeca? Facciamoci... andiamocene con le hack. Allora, andiamocene con le hack. Mi teletrasporto qua. Ok, mi sono teletrasportato. Bene, ragazzi, sono fuori dalla pizzeria. È stato bello, arrivederci. No, no, no. Scendiamo di qua. È stato bello, arrivederci. Ragazzi, ma il finale è buono? Ma dai, ma... Io lo sapevo, ragazzi, che il finale del Good Ending è fake. Ragazzi, lo so, giro nei video fake. Io già l'avevo visto quel video e non era reale. Non esiste un Good Ending. I finali ufficiali sono tre. Il Good Ending è quello là, ma non si può scappare dalla pizzeria, perché non ha senso. Guardiamo la pizzeria dall'esterno. Oh, cavolo. Ma è... ma è tutto nero. Attenzione, però qua ci sono dei buchi. Io comunque una controllatina la darei lo stesso. Aspettate un attimo, voglio fare una cosa. Oh, volevo teletrasportarmi qua se riesco. Ragazzi, non mi fa teletrasportare. No, niente, non mi fa andare là. Mannaggia la miseria, va bene. Ok ragazzi, devo dire che questo video sui segreti di FNAF Secret Breach rovinato, li posso anche terminare qua. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un sacco di pollice in su. Qua mostro l'esiste tutto e noi ci vediamo nel prossimo video.